Sulle frequenze di romanews.eu, Alberto frequenza non Taloni e sono. Andrea Taloni è qui con noi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, da dove ci chiami e come ti chiami? Allora, vi chiamo da casa mia e volevo fare gli auguri a un mio grande amico che compie gli anni oggi, Sì. Un Romano Degano. augurio a Romano Ah, Degano, mi ha è fatto gli auguri vero. anche lui. Tanti auguri a Romano, che è nato lo stesso giorno del nostro capitano Francesco Totti. Grazie Andrea, un abbraccio, grazie per essere stato con Ciao. noi. Alla Ciaone. prossima, ciao. Andrea Taloni, cantautore giallorosso, ragazzi, che ormai qui io gliel'ho detto, non, lui qui non è ospite maestro, lui qua è il padrone. Ah, sì, lui qui è uno di noi ormai, No, uno di noi capitano. no, lui qui è il padrone, uno di noi che tu non sei il padrone maestro, cioè levate questa cosa dalla testa immediatamente, sallo. Andrea, oggi giorno in cui siamo tutti più buoni, no? Giorno che anche goliardicamente, in maniera un po' blasfema, chiamiamo il giorno di Natale, insomma, il giorno in cui è nato il nostro capitano Francesco Totti. Un messaggio d'auguri al capitano. Io innanzitutto mi ritengo veramente fortunato perché oggi leggevo molti ragazzi che scrivevano capitano. Io sono nato nel 2002, nel 2003 e purtroppo non ho potuto vivere appieno. Beh, io fortunatamente sono nato nel 73, ho l'anno di Matusalemme, ma me ne sono vissuto in pieno e quindi sono felice. E volevo con l'occasione dirti che se tu una sera ci inviti a cena a me e ad SR Music, noi ti facciamo un concerto gratuito a casa tua appena cacio e In pepe. Grazie, cambio, ma cioè un concerto gratuito per Acacio e Pepe. sì, Vabbè, certo, per capitano si minimo può insomma. fare. Per capitano si può fare, ragazzi, per il capitano questo ed altro. Sono le 19:46. Io ti dico, Andrea, guarda, tu non lo sai, ma stasera ci hanno invitato al compleanno del capitano. C'hai la possibilità economica di potevi fare tutti i regali che vuoi. Quindi, tranne comprare il tempo, la seconda giovinezza, tutte queste robe qua che sarebbero facili anche un po' scontate. C'è la possibilità di regalare a Francesco Totti tutto quello che vuoi. Che gli regali? Io credo che lui abbia veramente tutto, perché che gli posso regalare? Il pallone d'oro, che è l'unica cosa che ingiustamente non ha avuto, Ma quindi se beh, glielo pure compri non c'ha quello senso, ho capito, ma che gli posso regalare? Uno che veramente ha tutto, perché tu già che hai l'amore di una città intera, ma non solo di una città intera, perché questo è un giocatore che quando entra in tutti gli stadi del mondo la gente si alza in piedi. Quindi è un vero. amore che va al di là dei colori e questa è la più grande vittoria, penso. Quando un giocatore entra anche negli stati più odiati, la gente si alza in piedi, hai vinto. Eh E sì, questo succede per pochi, eh. certo, no, Sono tutti i giocatori del succede mondo quando per i stanno in grandi, processione, tutti i giocatori del certo. mondo stanno in processione sui social e fagli un messaggio d'auguri. No, assolutamente. Cioè, io non ho mai visto una cosa del genere per nessuno, forse ecco, i Maradona, sta gente qui, però Maradona Io stesso, penso che cioè, con che il ha tempo, detto. certo. Maradona stesso che qualche anno fa, comunque quando ovviamente la forma fisica lo supportava un po' di più, io sarei il giocatore più forte del pianeta, l'ha detto Maradona, quindi che devo Certo. dire? Vabbè, ma sono arrivate parole di elogio non solo da Maradona, ma anche da Pelé. Io ricordo anche altre parole di Maradona che disse: la forza di Francesco è riuscire a rendere semplici le cose difficili. Quindi Già. ci siamo vissuti un po' tutto questo. Io le chiedo, ma hai fatto qualcosa tu per capitano oggi? Dici un po', dacci Allora, qualche. io ho ripubblicato, come dicevo ieri, una canzone che un anno fa, forse anche perché l'anno scorso ne ho fatte uscire due, quindi una un pochino se la sono, diciamo, ascoltata, l'altra se la sono cacata del striscio, Bene, però radiofonicamente parlando. grazie all'amico, anche vostro, insomma, Sick Wolf, che mi ha detto, ma quella canzone lì la posso ripubblicare io? L'ha pubblicata lui oggi pomeriggio verso le 14 e attualmente sta intorno alle 25.000 visite. Oh, hai Quindi capito? sono Mi abbastanza soddisfatto. fa piacere. Dai, dai, Bene, dai, 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 dai. Quindi alla fine, cioè, tu con una botta sola sei uscito con due canzoni. bene. L'anno scorso sì, Hai e ho capito? sbagliato perché comunque il pubblico non aveva fatto quindi due No, canzoni, quindi l'anno scorso cioè, non, te sei un po', l'ho non bruciato ti dico, dato la zappa sui piedi, ma proprio in testa una picconata ti hai ridato. Però hai visto, si recupera, si recupera. Tra l'altro, canzone che.